Al sabato delle idee di scena gli stati generali del teatro, i direttori insieme, più servizi per il nostro pubblico. Voltiamo pagina al sabato delle idee di scena gli stati generali del teatro, i direttori insieme, più servizi per il nostro pubblico. Ettore De Lorenzo. L'ormai consueto appuntamento con il sabato delle idee questa volta mette al centro della discussione il mondo del teatro. Al suo orso la Benincasa, coordinati da Giulio Baffi, hanno discusso della contemporaneità e del futuro del teatro i direttori artistici di tutti i teatri napoletani. Noi ne abbiamo sentiti due che fanno teatro di periferia e che fanno i conti con problemi simili alla sanità come a San Giovanni. Pensiamo che nella sanità c'è un'unica navetta che alle 6 di sera non passa più. È inutile dirvi alcuni problemi di sicurezza che abbiamo, quindi è chiaro che il problema dei trasporti è un problema importantissimo che si risolverebbe forse con la metropolitana in maniera molto veloce. Noi abbiamo la fortuna di avere, diciamo, la fermata della metropolitana che arriva fino a San Giovanni. Se ci fosse, se gli orari delle ultime corse fossero in qualche modo organizzate in base anche alla nostra programmazione, che poi non sarebbe molto complesso, e se ci fosse un pochino più di controllo, di sicurezza nella zona che si trova intorno alla metropolitana, sono sicura che molte persone verrebbero da noi. Insomma, due sono le necessità più urgenti: la costruzione di una rete tra piccoli e grandi teatri e i servizi da potenziare per portare il pubblico a teatro. I teatri debbono essere sempre più in rete. Noi abbiamo nelle periferie teatri che fanno grande cultura, ma questa cultura non viene portata perché non c'è un'osmosi e uno scambio reale tra i grandi teatri e i teatri di periferia.